Ben arrivati, siamo qui in questa nuova sede per questa puntata di Interferenza in Radio con degli ospiti molto speciali. Oggi abbiamo tanti ospiti, un gruppo molto numeroso, abbiamo i ragazzi e i professori del liceo sportivo Toniolo di Bolzano, la classe quarta, con i professori Antimiati e Mazzolini. Abbiamo anche ospite la dottoressa Karin Furlato, perché oggi vi vogliamo parlare di qualcosa di molto speciale. Qualcosa che ci interessa tantissimo, che è la collaborazione tra il nostro servizio e le scuole. Un progetto particolare che si chiama Preventivamente, di cui Karin, dottoressa Furlato, ci illustrerà i particolari a breve. E però ci abbiamo tenuto a farvi sentire le voci dei ragazzi e dei professori che hanno fatto questa esperienza particolare presso il Centro di Riabilitazione Psichiatrica di Bolzano. Intanto inizierei con salutarvi. Ben arrivati, grazie. Sono contenta che vi siate fermati per questo momento di intervista. Siamo in una situazione di gruppo molto grande rispetto a quelle che di solito facciamo in sede della radio, quindi avrete tutti modo di dire la vostra. E mi interesserebbe intanto, penso che i nostri radioascoltatori vogliono sapere chi siete, no? Quindi se volete presentarvi, così possiamo salutare chiunque ci guardi. Io sono Jessica. Io sono Andrea. E io sono Larissa. Mentre io sono Silvia. Io sono Katia. Io sono Simone. Bruno. Davide. Benissimo, ottimo. Vorrei iniziare con una domanda ai professori. Come avete visto i ragazzi in questi, con la professoressa Antimiati, mi rivolgo a lei. Antimiati, mi scusi. Io sono un po' coi nomi. Antimiati, mi scusi. Come avete visto i ragazzi in questa settimana di progetto? Sì, allora, erano partiti già molto motivati perché appunto è stato selezionato un gruppo che fosse interessato. Li ho visti molto contenti, mi hanno detto che è stata un'esperienza molto importante, che ha consentito loro di conoscere una realtà poco nota e di conoscere delle persone speciali che hanno condiviso le loro storie, quindi li ho visti molto contenti. Okay. Il professor Mazzolini ha notato qualcosa di diverso, poi entriamo nei dettagli anche della vostra esperienza, però mi interessava proprio sapere se avete visto delle cose nuove. Un fattore molto positivo è stato dato dal fatto che le nostre studentesse e i nostri studenti sono rimasti molto contenti di questa attività, che gli ha permesso di vedere delle cose, delle situazioni che spesso non si vedono e che danno una visione della realtà molto più completa. Mm-hmm. Grazie. A voi è piaciuto? Sì. Poi adesso non è l'ultima domanda. Allora, i ragazzi sono agitati ed è normale, perché è la prima volta che si parla in radio, è la prima volta che si appare magari su un canale YouTube. Per distendere un po' questa atmosfera lascerei la parola alla dottoressa Furlato, che invece è una VIP ormai della nostra trasmissione. Ben arrivata, cara. Grazie mille, Isabella. Ci vuoi raccontare un pochettino di cosa si tratta? Progetto Preventivamente. Il progetto Preventivamente è un progetto di promozione della salute mentale nelle scuole superiori. È partito già dal 2011 in collaborazione appunto con il servizio psichiatrico e il servizio di neuropsichiatria infantile, e collaboriamo io, la dottoressa Furlato, la dottoressa Elena Piccone e la dottoressa Lidia Andreazza. E facciamo nelle scuole dal 2011 dei progetti ad hoc con gli studenti e anche con i docenti. Quest'anno abbiamo attivato questo progetto insieme all'Istituto Toniolo di sport e benessere. Il nostro obiettivo è un po' quello di parlare di promozione della salute nei giovani, di mostrare appunto che cos'è la salute mentale, che cosa può essere il disagio psichico, come può essere affrontato, come può essere curato, vedere anche insieme pregiudizi, giudizi, paure, stigma, ma anche appunto di vedere quanto in realtà è fondamentale la salute mentale, di come si può prendersene cura.
Per questo appunto abbiamo attivato questo progetto dove alcuni ragazzi della scuola Toniolo hanno partecipato alle attività del centro riabilitativo in Bolzano Gries, che è appunto aperto recentemente nel 2014, in modo da fare conoscere le due realtà, sia i nostri utenti sia gli studenti, e mettersi in relazione, perché per importante e fondamentale è conoscere cos'è appunto salute mentale e cos'è disagio psichico per poter promuovere salute. Grazie dottoressa Furlato, è interessante questo progetto e sicuramente per chi l'ha vissuto in prima persona come me, che comunque sono in una doppia veste perché ho anche seguito come psicologa del centro di riabilitazione dei ragazzi in questo progetto insieme a tutti i collaboratori che ci hanno messo l'anima in questo momento, è stata un'esperienza veramente interessante. Ma come mai abbiamo scelto proprio il liceo sportivo Toniolo, secondo voi? Perché li abbiamo scelto? Secondo me ci hanno scelto per le attività che erano più riguardanti temi fisici e motori, per cui scegliere la nostra scuola è una scelta più mirata, visto che facciamo questo, diciamo, siamo più portati per questo. Il tema che abbiamo voluto approfondire con voi si chiama sport e benessere. Abbiamo pensato che in una situazione di benessere ci sia, come qualcuno di voi ha detto nella fase di redazione in questi giorni, ci deve essere sempre la mens sana in corpore sano, no? Quindi noi ci occupiamo molto di mens sana, voi vi occupate tanto di corpo sano e abbiamo cercato di unire queste due cose. Poi c'è anche un motivo particolare, penso dottoressa Furlato se vuole dire, che è anche una certa sorta di vicinanza fisica tra il centro e la scuola, no? Mm-hmm. Appunto, dato che c'erano queste due realtà molto vicine, avevamo cercato di facilitare l'incontro e la conoscenza, no? Appunto mettendo insieme questi due mondi, il mondo della mente e il mondo del corpo, appunto per ricostruire un'unità, perché appunto il benessere si genera dall'unità di più fattori, no? Dall'equilibrio, dello stile di vita, del benessere, delle relazioni, della conoscenza, e per questo abbiamo ideato questo progetto. Sì, è molto interessante. Io vorrei chiedere a voi adesso, ragazzi, come siete partiti in questa avventura? Voi siete stati scelti, ma avete anche accettato di essere scelti, potevate anche dire no, non mi interessa. Quindi partiamo dal presupposto che ognuno di voi, prima di iniziare questa esperienza, si sia fatto un film di quello che lo aspettava, no? Avrà avuto delle piccole aspettative. Qualcuno di voi volete raccontarci un po' quali erano le vostre aspettative prima di questa esperienza? Perché avete detto sì, voglio partecipare a questo progetto. Chi vuole iniziare? Beh, io ho voluto partecipare perché le idee che ci sono ultimamente di questo genere di malattie sono sempre dei pregiudizi che la gente si impone, diciamo, e io volevo vedere se era una realtà questa dei pregiudizi veritiera o meno, e quindi ho voluto cercare di smontare un po' questa realtà, perché ne parlo anche con i miei amici e con anche altre persone che dicono che non è vero, che se anche ci sono delle persone che si comportano in una maniera un po' strana, comunque alla fine sono persone come noi, sono normali, no? Questo è ciò che mi ha spinto a partecipare a questo progetto. Quindi mi sembra di aver capito che tu hai voluto testare di persona se quello che ogni tanto senti in giro quando si parla di malattia mentale è vero oppure no. Hai detto, sì, vabbè, ditemi quello che volete, ma io vado a vedere con i miei occhi, mi faccio un'idea personale. Altre aspettative o altre curiosità, non so, può essere un po' di tutto. All'inizio non avete conosciuto nulla, può avervi mosso qualsiasi aspettativa. Sì, diciamo che prima di iniziare ci sono sempre le aspettative, come ha detto lei, i pregiudizi, però bisogna sempre toccare con mano propria le cose, verificare, guardare, per cui nonostante quello che ognuno pensa,
Io personalmente volevo fare questa cosa, per come ha detto lei, vedere e toccare con mano mia quello che è questo mondo, diciamo. Un mondo un po' diverso dal nostro, e vedere com'era. Grazie. C'è qualcuno che vuole aggiungere qualcos'altro su queste cose delle aspettative? Non dovete parlare tutti, però non è un'interrogazione. E queste aspettative che ognuno di voi ha avuto sono state confermate o avete fatto delle esperienze completamente nuove? Una volta che siete... Vorrei sentire qual è stata la prima impressione, se dovete trovare una parola che descriva la prima impressione che avete avuto quando siete entrati in contatto con il centro. Beh, sicuramente accoglienza. Accoglienza. Da parte di tutti quanti, quindi di chi assiste e anche chi è ospitato all'interno del centro. E personalmente ho avuto molto piacere nel constatare che i pazienti, se vogliamo chiamarli così, si sono dimostrati molto disponibili anche al contatto con noi. E alcuni di loro ci hanno raccontato anche la loro storia. E questo ci ha fatto molto piacere. Quindi accoglienza, disponibilità. Altre parole chiave? Beh, secondo me dal punto di vista della struttura è vero, accoglienza, perché è una bellissima struttura accogliente. Io dal punto di vista umano la prima impressione che ho avuto è stata stranezza. Devo dire, sia da un punto di vista che vabbè, sono c'è una diversità comunque, però anche dal fatto che era diverso come mi aspettavo, nel senso era molto più umano, non c'era l'aspettativa che pensavo io, ecco, più in bene che in male. Quindi sei stato piacevolmente stupito? Sì, sì, sì. Ok, interessante. Mi sembra che qualcuno ha avuto un'esperienza negativa o un'aspettativa che non è stata in negativo, che è stata in negativo confermata? Potrebbe anche essere. No. Quindi in generale è stata un'esperienza piacevole per tutti. Okay. E che cosa avete fatto al centro di riabilitazione? Cioè, non siete entrati e vi siete seduti a chiacchierare o a guardarvi intorno come allo zoo per quasi 2 settimane nei vari momenti della vostra giornata, no? So che avete fatto qualcosa di molto specifico. Allora, se ci raccontate i vari gruppi cosa hanno fatto e l'esperienza che hanno raccolto, mi farebbe piacere che i nostri ascoltatori sentissero dalla vostra voce che esperienza avete fatto. So che c'è stato un gruppo walking, che è stato... Chi è il gruppo walking? Io. Siamo noi tre. Voi tre. Un gruppo ginnastica, se non sbaglio. Sì. Voi tre. E la redazione, gli altri, perfetto, di cui c'è anche un altro ragazzo che però non partecipa all'intervista. E gruppo walking. Beh, diciamo che il nostro lavoro... Com'è andata? Inizialmente io li ho viste una delle persone un po' più chiuse, con le quali per parlare dovevi essere sempre te ad interagire con loro, altrimenti non ti parlavano. O addirittura non ti consideravano, no? Quindi passeggiavi da solo, in pratica. Poi, le volte successive, dopo che gli facevi delle domande, ti iniziavano a sorridere, a parlare. Era piacevole anche farsi vedere che le persone ti riconoscono e ti parlano, e comunque dovevi sempre un po' spronarli a fare le passeggiate, dirgli che tra poco saremmo arrivati, che comunque è un obiettivo, che è bello a raggiungerlo, poi ti senti meglio, dovevi cercare di interagire anche con loro facendogli vedere che ciò che si faceva non era visto come un dovere, ma più come una cosa per piacere, no? E quindi io cercavo anche un po' di spronarli e di interagire. Poi voi pensate anche... Le attività che abbiamo fatto sono state principalmente delle passeggiate molto soft per iniziare a fare un'attività, riprendere ad esempio qualcuno che aveva già fatto attività in precedenza e comunque porsi degli obiettivi. Chiaramente questo comporta organizzazione e programmazione, sapere cosa fare, quando farlo e chiaramente avere una motivazione quel giorno
e secondo me è una cosa molto positiva, perché a noi sembra molto scontato e molto ovvio certe cose, però abbiamo visto che gli utenti hanno anche delle problematiche a fare queste cose e siamo stati molto contenti nell'aiutarli a fare questo. Ben arrivati, ben ritornati, riprendiamo la nostra intervista con gli studenti e professori del liceo Tognolo e con la dottoressa Karen Furlato, l'avevo già aumentato di grado. Ora vorremmo un po' sentire anche le altre attività. Siamo qui che parliamo di questo progetto Preventivamente, che è partito quest'anno e di cui loro sono i pionieri, perché è la prima classe che inizierà, che ha iniziato questo percorso, che oggi si conclude, e quindi facciamo questa intervista per condividere con voi la nostra esperienza. Questa esperienza è iniziata con un incontro preliminare che ha tenuto il primario del servizio psichiatrico di Bolzano, il dottor Conca, proprio per illustrare alla scuola quello che sarebbe stato l'obiettivo di tutto questo, di questa esperienza insieme, di questo fare insieme per abbattere il muro del pregiudizio, per conoscersi reciprocamente da una parte e dall'altra, facendo qualche cosa che va bene a tutte e due. Nella fattispecie per il liceo in questione si è trattato di attività sportive o motorie. Abbiamo sentito l'esperienza del gruppo passeggiata, il gruppo walking. Mi sarebbe molto interessato sentire l'esperienza dell'altro gruppo, che è stato il gruppo ginnastica espressione corporea. Voi avete fatto un altro tipo di attività rispetto ai vostri colleghi. Come vi siete trovate? Che esperienza avete fatto? Che tipo di atteggiamento avete avuto? E anche cosa vi portate a casa di tutto ciò? Chi vuole parlare? Senza nessun problema. Ognuno è libero di dire quello che si sente. Allora, io con le mie compagne che abbiamo partecipato all'attività di ginnastica e espressione corporea abbiamo avuto sicuramente meno opportunità di parlare insieme agli utenti rispetto al gruppo walking, però è stato molto importante l'esperienza, perché avendo partecipato con dei gruppi differenti ogni lezione abbiamo visto comunque a distanza di una settimana all'altra come gli utenti si sono sciolti e come hanno anche accettato magari di venire a contatto con noi proprio fisicamente, quando magari inizialmente erano un po' schivi nei nostri confronti. E sicuramente mi porta a casa un'esperienza bellissima. E il vostro atteggiamento invece nei confronti delle persone con cui avete collaborato? Avete sentito che anche voi stavate un po' cambiando nell'atteggiamento con loro, con l'esperienza? O avete notato più che altro un loro cambiamento nei vostri confronti? Cioè, il vostro modo di porvi è stato diverso alla fine rispetto all'inizio di questa esperienza, o più o meno siete state sempre coerenti e costanti? Beh, sicuramente in queste due settimane, magari all'inizio eravamo più chiusi e ovviamente non conoscevamo con chi stavamo lavorando, però anche poi con gli altri giorni secondo me siamo anche un po' più aperti, anche infatti gli utenti. Poi abbiamo interagito insieme, fatto gli esercizi e appunto abbiamo notato i primi giorni magari che erano più chiusi, poi gli ultimi giorni che ci faceva piacere vedere gli altri che ridevano, ci chiedevano un po' i nostri interessi, è stata una bella esperienza. Quindi con la conoscenza si distende anche l'atmosfera? Sì. Questa è una cosa che succede solo nel contatto con una persona che ha un disagio psichico, o lo vivete anche con altre persone nella vostra quotidianità? Man mano che vi conoscete siete più rilassati, è una cosa appannaggio esclusivo di questa esperienza o la vivete in generale? No, abbiamo sempre tutti i giorni. E penso che queste cose che state dicendo sottolineano il fatto che la relazione tra persone è relazione tra persone. Sì. Indipendentemente dal fatto che siano sofferenti o meno di una certa patologia, no? Molto interessante. Grazie di aver portato questa esperienza. Volete aggiungere qualcosa ancora al gruppo walking e nel gruppo espressione corporea e ginnastica di particolare? Sicuro le mie aspettative che avevo sono cambiate completamente. Magari pensavo fare le attività, però alla fine interagivamo con loro.
un modo uguale, con gli esercizi, e è qualcosa che mi ha arricchito molto, mi ha fatto anche provare più interesse, sono molto contenta. Poi abbiamo avuto invece un gruppo che ha fatto qualcosa di meno motorio, anzi direi lo sport e la motricità, qui ce l'abbiamo, ne abbiamo solo parlato, non abbiamo, che è stato il gruppo della redazione. No? Volete un po' raccontare voi cosa avete fatto, qual era l'obiettivo di questo gruppo, cosa vi ha portato, sì, beh, che esperienze abbiamo e avete fatto insieme? Infatti il gruppo dell'interferenza radio è stata una piacevole sorpresa anche aver potuto interagire con gli utenti e poter ascoltare le loro storie, i loro passati, diciamo. E è stato bello appunto anche interagire attraverso la redazione di un giornale e anche attraverso la semplice visita del sito Interferenza in Radio. E per quanto riguarda invece quando si è parlato sul tema dello sport e del benessere, è stato anche bello sentire le loro opinioni riguardante un tema che a noi è molto caro, appunto anche perché facciamo parte della scuola del Ciotognolo. E sì, sono stato esattamente piacevolmente sorpreso. Grazie. L'altra parte della redazione. Beh, sicuramente appunto piacevolmente sorpresi dal contatto con le persone che sono normalissime come noi, che pur essendo state persone molto spesso, parte delle persone con cui abbiamo avuto a che fare sono persone che sono uscite da questo mondo, mm-hmm. e che collaborano con il giornalino. È stata comunque un'esperienza molto arricchente, mm-hmm. per l'animo e per la nostra cultura. Grazie, vi ringrazio. Beh, e come redazione cosa avete fatto proprio concretamente? Perché possiamo immaginare che il gruppo Walking ha camminato, nel senso hanno fatto delle passeggiate nelle quali si conoscevano, comunicavano, loro hanno offerto le loro competenze, diciamo, tecniche, si cammina meglio se si usano le bacchette piuttosto che si sta dritti. Il gruppo Espressione Corporea Ginnastica anche ha portato degli esercizi ginnici, ha condiviso con il gruppo delle tecniche particolari, si sono conosciuti. Voi come redazione cosa avete fatto? E oltre ad aver scritto un breve articolo riguardante lo sport e la salute, di come essi siano, come si interagiscano, abbiamo anche potuto osservare il sito Interferenza in Radio, che è un sito gestito appunto dagli utenti e non solo, e abbiamo visto come si articola e cosa appunto mostra, il canale YouTube e anche ad esempio il giornalino. È stato appunto anche molto interessante solo visitare il sito per poter capire come funziona anche semplicemente la struttura. E inoltre abbiamo appunto fatto nell'ultimo periodo un brainstorming riguardante lo sport e la salute. E come dicevo prima è stato interessante poter diciamo essere a conoscenza di quello che gli utenti pensano riguardante lo sport. E diciamo anche riuscire a interagire con loro su un tema che a noi appunto è caro. E sì. Poi so che avete fatto anche qualche tempo fa, quando avete iniziato questa esperienza, avete intervistato i vostri colleghi che facevano delle altre attività. Sì, esatto. Quindi vi siete anche proposti come intervistatori. Adesso state seduti lì e rispondete, invece all'epoca, una settimana fa, avete fatto voi gli speaker dell'intervista. Sì, abbiamo intervistato i nostri compagni del gruppo Walking, chiedendo loro appunto cosa li avesse spinti a partecipare al progetto e quale fosse stata la loro esperienza, cosa li avesse portato. E le loro risposte sono state appunto molto positive e ci ha fatto piacere anche essere dall'altro lato. Beh, io rinnovo, penso a nome di, no, sono sicura, a nome di tutta la redazione di Interferenza in Radio,
l'invito a partecipare e collaborare con noi indipendentemente da questa esperienza. Quindi voi sapete che la trasmissione va in onda una volta in settimana e noi siamo sempre alla ricerca di persone interessate a collaborare con noi, quindi al di là dell'esperienza di scuola sarebbe bello e ci farebbe piacere avervi nel team assieme a noi, insomma, questo sicuramente, questo parlo con tutti, tutta la classe, non solo con la redazione. Va bene, grazie. Ma insomma, alla fine è un'esperienza positiva, mi sembra di capire. Certo. Sì. La rifareste? Sì. Sì. Consigliereste ai vostri colleghi, compagni, le classi future di farlo? Sì. Assolutamente sì. Cosa cambiereste? Sì. Allora, beh, io cercherei di riuscire a venire più a contatto con tutti i gruppi. Magari riuscire, diciamo, a girare, fare una parte di interferenza in radio un gruppo, mentre un altro espressione corporea, così da vedere proprio le persone come interagiscono anche con l'attività. Mm-hmm. Quindi variare un po'. Sì, esatto. Per vedere più, avere più esperienze. Esatto. Mm-hmm. Okay. Sì, per capire i diversi aspetti di ogni attività. Mm-hmm. Questo è un consiglio, io sto scrivendo perché poi se qualcuno avrà ancora il coraggio di collaborare con noi, ne teniamo conto. Ok. E cosa vi portate a casa? Avete parlato alle vostre famiglie di questa esperienza? Sì. Sarei curiosa, adesso uscendo un po' dalla situazione tecnica, di sapere com'è stata la reazione del vostro ambiente, le vostre famiglie, i vostri amici. Vi trovate, non so, con i vostri amici sabato pomeriggio, dicevano: sai che sto andando al centro di riabilitazione a fare ginnastica piuttosto che walking. Come sono state le reazioni delle persone intorno a voi? Secondo me sono... Bello della diretta. Secondo me, io quando parlavo con i miei amici e con i miei parenti sono rimasti all'inizio abbastanza stupiti comunque di questa volontà di fare, cioè dire, questo progetto, però anche avevano, cioè nei loro confronti erano molto positivi, proprio sembrava una cosa molto bella. Sì. Quindi hai trovato praticamente quasi sempre un atteggiamento di sorpresa ma positivo, di incitamento. Poi anche i miei genitori, anche loro mi spingevano. Qualcuno invece ha avuto un'esperienza un pochino diversa adesso, al di là della famiglia, magari con gli amici così. Nessuno vi ha detto: ma cosa dove vai? Tre matti, come fai? Io sì, infatti, no, i miei genitori assolutamente non erano molto contenti di questa esperienza che ho potuto fare. Invece ad alcuni amici, quando ne ho parlato, alcuni erano molto interessati a sapere che cosa facevo e gli sarebbe piaciuto farlo anche a loro. Però altri invece chiamavano gli utenti, magari appunto come ha detto lei, matti o così, e questa cosa secondo me non è proprio giusta perché non sono matti, hanno soltanto magari bisogno di aiuto, sono soltanto deboli, e infatti ad alcuni ne ho parlato e hanno capito. Altri invece sono rimasti della loro idea con i loro pregiudizi, ma... cioè... Quindi hai un po' scoperto con la tua esperienza diretta come può essere la sensazione che una persona che per mille motivi genetici, sociali, psicologici, nella vita inciampa in un malessere psichico, che sappiamo che è molto frequente, per alcune categorie di malattie una persona su tre nella vita può inciampare in un percorso di disagio psichico. Hai sperimentato un po' sulla tua pelle come a volte alcune porte si chiudano. Però ti ringrazio perché ci hai aiutato a moltiplicare invece il concetto della speranza e della collaborazione, no? Quello che tu stai facendo e ognuno di voi ha fatto, se l'ha fatto con i suoi amici, dire: no, guarda che io ci sono stata, ho avuto contatto. Sono persone che soffrono, che hanno un momento di sofferenza, una malattia, ma non sono quello che tu dici, ci aiuta a moltiplicare questo tipo di atteggiamento. Quindi siamo molto felici che questo sia avvenuto, insomma, che tu ti senti di portare avanti questa bandiera a nome di tutte le persone che personalmente fanno fatica a farlo perché sono ancora troppo dentro nella sofferenza. Grazie. Infatti questo era anche un obiettivo del progetto, no? Promuovere salute mentale, promuovere conoscenza
il poter parlare sul tema, non avere paura di parlare di disagio psichico, che è normale, che c'è, che può succedere, che c'è in varie forme, un gradiente, no? Tra la patologia molto grave invece a patologie più lievi, che c'è la possibilità di cura, che si può chiedere aiuto, no? Questo è l'obiettivo principale del progetto, far conoscere per avere meno paura nel caso in cui non ci si sentisse bene, se avesse un malessere si può chiedere aiuto senza avere il pregiudizio. Grazie cari. Ben rientrati dalla pausa musicale e dopo questo brano ci avviamo verso i saluti e la conclusione con questa bellissima intervista con i ragazzi e i professori del liceo Antoniolo. C'ho una domanda sulla punta della lingua e io quando ho le domande sulla punta della lingua le devo fare venire fuori. I professori ci hanno detto più o meno come hanno visto i ragazzi, però mi interesserebbe sapere come avete vissuto voi l'esperienza come persone, cioè accompagnando qui i ragazzi. Voi non avete fatto l'esperienza diretta ovviamente, però in qualche modo un piedino dentro l'avete messo. Anche voi, aspettative confermate, disconfermate, qual è la parola chiave che vi portate via da questa esperienza e anche, essendo poi degli educatori e dei professori, come e se pensate, come pensate che questa esperienza si possa diffondere anche negli anni prossimi con altre classi? Ma allora, le aspettative sono state tutte soddisfatte, l'esperienza, come abbiamo sentito, è stata molto positiva. Personalmente diciamo che io ho curato un po' la parte di progettazione assieme al team e la cosa che mi è piaciuta è proprio la centralità dell'uomo, cioè loro sono venuti qui e hanno incontrato delle persone, non degli utenti, non dei pazienti, non dei malati, delle persone, ed è emerso da quello che hanno detto. E mi piacerebbe che venisse riportato questo, cioè anche in un ospedale di qualsiasi tipo non c'è un malato, c'è un uomo che soffre. E questo penso che possa essere quello che riportiamo a scuola. Grazie professore Santamati. E sentiamo invece la parte maschile, sì. Professor Mazzolini. Allora, sicuramente, fermo restando appunto la soddisfazione che hanno avuto i nostri ragazzi a svolgere questa attività, per quanto mi riguarda personalmente, io sono rimasto veramente piacevolmente impressionato, sì, certo, sicuramente dalla struttura, ma soprattutto dalla vostra capacità di accoglienza, dalla preparazione di tutti gli operatori e soprattutto dal poter vedere tutti gli operatori all'interno di questa struttura come operano con grandi capacità, con grande conoscenza di questo settore, che ha permesso anche ai nostri ragazzi e anche a noi professori di entrare subito in simbiosi con questa situazione e di entrare il più velocemente possibile proprio nel contesto di questa struttura. Per questo motivo ritengo fondamentale continuare questa attività di collaborazione anche in futuro e cercare il più possibile appunto di continuare questa attività che sta risultando molto importante sia per i ragazzi ma anche per noi professori, perché molto spesso anche noi un po' più grandicelli dobbiamo capire alcune situazioni, molto spesso non vedendo le situazioni dal vivo non ci rendiamo conto e soprattutto diamo spesso importanza ad altre cose che purtroppo se rendiamo conto non sono così importanti. Quindi approfitto proprio per ringraziare tutto il vostro staff, proprio anche delle nuove conoscenze che avete permesso di acquisire anche per noi più grandicelli. Grazie, beh, dottoressa Furlato si preda tutto il ringraziamento perché questo va al team ovviamente in generale e completo. Io volevo ringraziare soprattutto il personale della CRP, in primis la dottoressa Gualtieri, Stefania Tardio e Cecil De Clara, che si sono occupate operativamente proprio di accogliere i ragazzi e di rendere possibile l'offerta che noi avevamo solo pensato ma che poi loro hanno reso concreto. È stata anche per noi, penso per il nostro servizio, un'esperienza molto importante, perché non è solo un servizio che deve curare ma un servizio che deve promuovere salute in primis e sul territorio e non solo tra i nostri pazienti ma tra tutta la popolazione. Sono molto orgogliosa di questo progetto. Grazie. Beh, visto che siamo nei ringraziamenti, io uscendo dal ruolo di speaker e entrando
quello di comunque di colei che ha seguito i ragazzi assieme appunto a tutti i terapisti e i colleghi in maniera a cui veramente faccio i complimenti. Volevo ringraziare anche la professoressa Beccaro e il professor Slanzi, che non sono qui presenti ma hanno partecipato molto al progetto, e il primario, il professor Conca, Andreas, perché ci ha creduto molto e ha sempre supportato preventivamente e ha dato il via anche a questa esperienza. Una domanda a Katia. Katia, jetzt wird etwas passieren bei euch. Also ihr werdet jetzt wieder in die Schule zurückgehen und an den anderen Mitschülern diese Situation, also diese Erfahrung mitteilen. Was wirst du an deine Kollegen mitteilen? Also was wirst du weiterbringen von dieser Situation, die du erlebst hast? Also als bei uns in der Schule dieses Projekt vorgestellt wurde, waren eigentlich mehr Personen daran interessiert, an diesem Projekt teilzunehmen. Aber nicht alle konnten daran teilnehmen, weil dann zu viele Personen gewesen wären. Und eigentlich bis jetzt haben wir in der Klasse über dieses Projekt nicht viel gesprochen. Aber wenn ich jemand fragen wird, werde ich nur Positives sagen können. Weil ich hier wirklich, also ich bin positiv überrascht von dem Projekt. Danke, Katja. Kai, tutti. Io credo che possiamo veramente salutarci. Questa intervista è stata per me molto emozionante, perché vorrei ringraziare adesso, alla fine, ma non per ultimi, voi, che siete stati i protagonisti, insieme alle persone del nostro centro, agli utenti che hanno collaborato, che non sono inquadrati, ma che ringrazio veramente dal più profondo del cuore per essersi messi in gioco con le loro storie di vita, con le loro esperienze, perché non è facile parlare delle proprie sofferenze, delle proprie vulnerabilità. E vorrei ringraziare tanto voi. Voi siete stati un gruppo splendido, siete stati un gruppo veramente che ha portato una ventata di linfa, di novità, di piacevolezza in questi giorni. E sono molto contenta che voi abbiate aperto questa pista, sono un po' emozionata, questa pista alla riabilitazione, al servizio psichiatrico. Io credo che questa sia la via, fare insieme, collaborare dentro e fuori, chi soffre, chi non soffre, proprio nell'ottica di conoscersi e capire che solo stando insieme, solo conoscendosi, si abbattono i muri del pregiudizio. Questo vale per tutte le categorie, vale anche per i malati psichici e per i ragazzi. Noi anche abbiamo abbattuto alcuni pregiudizi nei vostri confronti. Non tutti i ragazzi adolescenti sono scansafatiche, non tutti i ragazzi adolescenti se ne fregano della salute psichica. Quindi vi ringrazio per averci permesso adesso, da tutte a parte, di entrare in contatto con voi e vi auguro il meglio che dalla vita volete avere. Noi ci salutiamo, è stata un'intervista lunga, ma penso, spero, non troppo noiosa per tutti voi. Ora vi lasciamo con il resto della puntata, alla prossima settimana con il liceo Pascoli. Grazie.